Per noi facciamo parte di un team di gestione che si occupa in modo particolare di investimenti socialmente responsabili. È ovvio che è un po' il DNA della nostra natura, quello di cercare di portare gli elementi che caratterizzano l'investimento socialmente responsabile ai nostri clienti finali, che sono tipicamente investitori istituzionali oppure investitori retail, quindi individui e famiglie. Storicamente direi che ovviamente la comprensione per quanto riguarda questi valori che ritroviamo negli investitori istituzionali è più semplice perché gli investitori istituzionali, soprattutto fondi di pensione, fondazioni, sono più abituati ad occuparsi delle tematiche dell'investimento socialmente responsabile, mentre sulla clientela individuale l'opera di educazione, diciamo, è ancora agli albori per certi aspetti. Dobbiamo peraltro sottolineare che per quanto riguarda gli investitori individuali, in realtà si riesce ad entrare in comunicazione sugli aspetti dell'investimento socialmente responsabile molto semplicemente facendo degli esempi di tematiche che sono sotto gli occhi di tutti. Il fatto che comunque il nostro pianeta abbia bisogno che l'uomo che lo abita sia rispettoso nei confronti dell'ambiente e che quindi una serie di sviluppi della tecnologia moderna di oggi siano orientati proprio al risparmio energetico, al fatto di costruire abitazioni che abbiano appunto pochi consumi e poche emissioni di anidride carbonica. Ecco che basta fare qualche esempio di questo tipo che il messaggio passa molto velocemente anche all'investitore finale. E in effetti quello che riscontriamo anche in termini poi di flussi di investimento sia degli investitori istituzionali sia negli ultimi anni degli investitori individuali, notiamo appunto un crescente interesse verso questo tipo di tematiche di investimento. E per quanto riguarda la comunicazione di quello che noi facciamo nell'ambito dell'investimento socialmente responsabile, è ovvio che è di primaria importanza, come dicevo poc'anzi, chiaramente per diffondere un po' quello che è il nostro atteggiamento nei confronti dell'investimento, diventa di primaria importanza, soprattutto nell'epoca appunto di internet e dei media, di comunicare efficacemente quello che si fa e i valori che stanno dietro questo tipo di approccio all'investimento. In sostanza, noi ci orientiamo a una comunicazione di tipo interno nei confronti sia dei colleghi che lavorano nella nostra società, che è la società di gestione del gruppo BNP Paribas, ma anche di tutto il gruppo bancario, con comunicazioni rispetto all'attività che facciamo, rispetto all'attività di coinvolgimento con le aziende in cui investiamo, perché noi investiamo attivamente, non siamo dei soggetti passivi, ma partecipiamo ovviamente alle assemblee, esprimendo il nostro voto favorevole o contrario nel caso in cui troviamo che alcuni aspetti di cosiddetta governance, quindi di regole, diciamo, di condotta aziendale non siano consoni a quelli che sono i nostri criteri di investimento, lo esprimiamo in modo molto chiaro. Tutto questo viene veicolato al nostro interno e ovviamente facciamo dei percorsi di formazione anche per i nostri colleghi che magari sono meno vicini a questa tipologia di investimento, attraverso dei seminari specializzati, come TD100, ad esempio, sto facendo io, che pur essendo basato a Parigi, sto facendo un tour nelle agenzie VNL per appunto illustrare questo tipo di investimento. Poi c'è un'attività di comunicazione invece più esterna, che di solito viene fatta in associazione con altri gruppi, con altri operatori del settore. Esistono ormai da anni delle associazioni di investitori e di detentori di asset, pensiamo ad esempio al fondo pensione californiano CalPERS, che è famoso per questo suo attivismo, che si sono sostanzialmente diciamo, associati per portare avanti i criteri di investimento socialmente responsabile. Ecco che questi gruppi di azione partecipano anche a livello europeo, ad esempio a Bruxelles attraverso riunioni con la comunità europea su tematiche specialistiche e vengono prodotti dei veri e propri paper, quindi dei report che riguardano sempre attività sostanzialmente orientate alla tutela dell'ambiente, al rispetto dei valori del lavoro e dei valori sociali e
e questi paper poi sono pubblicati ufficialmente anche dalla comunità europea stessa, quindi l'accesso a questo tipo di documentazione è sostanzialmente pubblico, veicolato attraverso i media di oggi.